pubblica nel settimo capitolo, e anche questo è molto significativo. Io vi chiedo scusa, vi rubo 2 minuti, però voglio farvi capire una cosa importante. Allora, nella Repubblica praticamente parla per bocca di Socrate, che racconta una discussione fatta con altri filosofi, eccetera, eccetera, e dice: in seguito continuai, paragona la nostra natura per ciò che riguarda educazione e mancanza di educazione a un'immagine come questa, ce l'avete lì. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l'entrata appena aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci a causa della catena di volgere attorno al capo. Alta e lontano briglia alle loro spalle la luce di un fuoco, e tra il fuoco i prigionieri corre rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. Vedo, gli rispose. Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta, sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate. E, come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. Strana immagine, la tua, disse, e strani sono quei prigionieri. Somigliano a noi, risposi. Credi che tali persone possono vedere, anzitutto di sé, dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? E come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? Sicuramente. Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Per forza. E se la prigione avesse pure un eco dalla parete di fronte, ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell'ombra che passa? Io no, per Zeus, rispose. Per tali persone, insomma, feci io, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. Per forza, ammise. Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall'incoscienza. Ammetti che capitasse loro, naturalmente un caso come questo, che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce, e che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? E se mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cos'è, non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? Certo, rispose. Poi va avanti, io ve lo risparmio, ma praticamente quello che scriveva Aristotele 2300 anni fa è la nostra storia, dall'inizio della civiltà in poi. Vediamo ombre, udiamo echi e siamo convinti che quella sia la realtà.